Stefano, arriva una partita importante col Viareggio, bisogna dare continuità al bellissimo successo contro il Pisa e anche per voi giovani, per te in particolare, un'altra vetrina, un altro modo per mettersi in mostra. Sì, sicuramente dobbiamo confermare la bella vittoria che abbiamo fatto col Pisa e sicuramente domenica ci metteremo il massimo a cercare questi altri 3 punti. Arriva una squadra che in trasferta ha vinto 3 gare, si disimpegna meglio in trasferta che in casa e poi ha questo Vannucchi che ha steso il Lecce la settimana scorsa, un giocatore che davanti fa ancora la differenza. Sì, l'abbiamo visto, beh, Vannucchi, come ben sappiamo tutti quanti, è un campione. Vannucchi non è che è un ragazzino come noi. E sì, questa gara l'approcciamo in maniera molto, sì, diciamo, sicuri di noi stessi, dopo questa vittoria che ci ha dato morale. Questo, dai. Vi siete dati un obiettivo per questo finale di stagione? Mancano oramai 6 partite, avete una quota punti, l'obiettivo è riprendere magari il Barletto o perché no il Viareggio? Oh, sì, la nostra è di arrivare più in alto possibile in classifica, cercare anche di vincere con il Viareggio, che è una nostra rivale, fra virgolette, per non arrivare ultimi. Diciamo che, come ti ripeto, ci metteremo il massimo domenica per vincere questa gara, che è importante per avanzare in classifica. Che giudizio dai al tuo campionato? 19 presenze, 15 da titolare, sei stato spesso protagonista, nell'ultimo match in panchina, ma ci sta perché il mister giustamente vuole provare tutti. Un inizio un po' così così, poi sei cresciuto. Sì, un inizio un po' difficile perché, ripeto, venivo dal settore giovanile, però pian piano ho preso fiducia in me e dare una sufficienza, ma non vorrei dire altro perché il campionato ancora deve finire. Dare una sufficienza per il momento, poi vedremo, il campionato è ancora lungo. Tu devi ancora compiere 20 anni, sei giovanissimo, ma sai bene che la nuova proprietà punta molto sui giovani. Credo che anche per te l'obiettivo sia quello di essere confermato per la prossima stagione. Sicuramente, sicuramente spero che ci sarà questa riconferma perché voglio rimanere qui, perché, vabbè, ripeto, vengo dal settore giovanile, diciamo che me la sento un po' mia questa città e spero in questa riconferma a breve. Cosa è cambiato con l'arrivo di Mister Destro in panchina? I risultati sono positivi, è arrivata questa bella vittoria, ma anche in campo sembrate più liberi di testa e anche più armoniosi, più frizzanti. No, non, ti dico la verità, non è che vedo questo cambiamento, vedo questa voglia di fare, non so come dirti, vedo questa voglia di fare questa cattiveria in più, che prima, dopo un paio di sconfitte, non avevamo. E forse c'è stato questo cambio, ci ha fatto bene, però con il mister ora ci stiamo allenando bene, anche nel gioco siamo migliorati. Stiamo andando bene, anche questa grande vittoria che abbiamo fatto col Pisa ci ha aiutato. Dispiace tantissimo per la chiusura della curva sud, i ragazzi vi stavano dando una grossa mano, ci saranno magari alcuni lo stesso in altri settori, però è davvero un peccato perché in queste ultime partite, oltre allo spettacolo in campo, anche i tifosi della curva stavano regalando grandi emozioni. No, sicuramente stanno dando più loro spettacolo di noi, sicuramente, perché con i problemi che ci sono stati, loro ci sono stati sempre a fianco, non hanno mai mollato come noi. È un peccato, veramente, un peccato grandissimo che non ci daranno il loro appoggio domenica.